Live numero 49, 10 errori da non fare in acquario. Ciao a tutti, finalmente siamo live. Piccolo disguido, non so chi di voi ha potuto vedere la partenza dell'altra live, ma non funziona mai la chat nella prima live. Quindi questa sera ero eh, fiducioso nell'esperienza fatta delle ultime live e di conseguenza ho attivato la live qualche minuto prima. Chi di voi l'ha vista, e comunque niente la seconda live poi funziona tutto quanto bene innanzitutto come state questa riapertura come, come andiamo e niente più che altro come state oggi quadernino perché 10 errori da non fare in acquario ho dovuto prendere sicuramente spunto allora Secondo me sarà una live leggermente infuocata eh, perché ovviamente eh, rispecchia anche un po' quello che è lo spirito tropical mania, ma soprattutto quello che deve essere un qualcosa di contraddittorio nel farci capire che eh, non tutto è come sembra. Quindi, da dove partiamo? Partiamo da... I test sono non sono un optional allora i test dell'acqua uno dei primi primi errori che troviamo quando qualcuno approda da Tropicalmania mania e ci dice sai io ho problemi nell'acquario muoiono i pesci anche sui vetri questo e quello eccetera eccetera dopo le prime domande arriviamo a una sorta di interrogatorio Ovviamente, è Bonario solo per cercare di aiutarvi. Quando Tropical Mania, qualche addetto Tropical Mania, qualche membro dello staff Tropical Mania, vi fa delle domande del tipo cosa hai fatto, quant'acqua hai cambiato, che test usi, una serie di altre domande, è semplicemente per cercare di aiutarvi. Quindi a volte vedo delle facce scocciate, non lo so, ma sì, vabbè, ma comunque dammi qualcosa. Eh purtroppo l'acquariologia rispecchia in pieno quello che è e deve essere comunque sia la natura. Quindi non ti posso dare qualcosa senza conoscere neanche che cosa stai facendo nel tuo acquario, la storia del tuo acquario, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, quindi i test non sono un optional. Qui viene fuori un minestrone, un, si apre un universo sui test, perché innanzitutto bisognerebbe essere, non dico in grado, ma ovviamente se facciamo un acquario di un certo tipo, qualsiasi, qualsiasi tipo, dobbiamo avere bene in mente quali sono i valori da andare a misurare, primo. Secondo, eh, con quali test andare a misurare. Terzo, avvalerci di una tecnica legata al sistema di test sull'acquario, sull'acqua, sull'acqua di osmosi, sull'acqua marina sull'acqua dell'acquario e questo aspetto che siano validi altrimenti il discorso decade perché se utilizziamo dei test a strisce soprattutto su alcune tipologie di test oddio la vedo un po' duretta eh, test scadenti uh, i punti cercano di rincorrersi quindi di conseguenza è proprio una questione che è tutto molto molto collegato. I dieci punti vedrete che sono estremamente legati fra eh, loro stessi ed è il motivo è principalmente il fatto che fare un affare con un acquario è un po' difficile. In acquariologia ah io ho speso di meno, tu quanto hai speso? No, io qua no. L'acquariologia La è un'altra cosa, eh, è un percorso soprattutto di crescita, di formazione di, di tante di queste cose, di, di essere, modo di essere, eccetera. Test fatti fare a enti non competenti. La parola enti, strutture, eh, diciamo un po' così, non possiamo approfondire, chi di voi ci conosce sa benissimo il motivo, la motivazione. Non possiamo approfondire sul, sulla parola enti non competenti, cioè persone che lavorano in delle strutture che magari sono bravissime persone, sono anche disponibili, eccetera, eccetera, ma che magari non sono competenti nel settore, no? come eh, ci viene ovviamente eh, tutti i giorni riportato. In questi casi cosa si fa? Eh, niente, si spende qualche soldino, eh, si comprano i test e eh, si effettuano i test, i test dell'acqua, dell'acquario dell'osmosi, dell'acqua del rubinetto, dell'acqua dell marina, dell'acqua madre preparata e una serie di altri test che eh, normalmente consigliamo nelle nostre consulenze. Bene, uh, test fatti fare a denti non competenti. Ripeto, questo vuole essere, siamo al primo punto, uh, questo vuole essere una lampadina, non vuole essere una critica. Noi, Tropical Mania... Delle critiche ce ne facciamo nulla, semplicemente perché non sono mai costruttive, non serve a niente. Eh, dobbiamo affidarci a persone esperte, quindi un professionista di settore, quindi il negozietto che vedi che ha roba bella o va a sapere, non lo so, vedi tu come eh, guardi le stelle, recensioni, sentito dire di quel negozio, eccetera, eccetera. Ecco, affidati magari per i primi test a queste persone soprattutto. Uh, questi, questi professionisti perché uh, non è l'esecuzione del test in sé perché ci sono indicazioni, quindi qualsiasi persona è in grado di farlo, ma capire quali test fare e soprattutto poi mettere un pochino in correlazione. però uh, questo lo vediamo nel punto successivo. Poi, punto 2, anzi, fatemi fare qualche saluto. Stavo perdendo il vizio uh, che ci contraddistingue nelle live. Tropicalmania, ragazzi, 49 live. Siamo quasi a 50, 50 live. Un grazie immenso a, tutto, a tutti. Per fare un saluto devo fare una piccola modifica. Arrivo subito. Eccomi qui. Giovanni Masala, io ci sono. Ciao Davide, ciao Maria e buonasera a tutta la community. Ciao Giovanni, grande, spero che abbiamo risolto. Maria, oggi, mentre mi parlavano in tanti, oggi il martedì, non so come mai, forse perché è il giorno della live, ma è un giorno veramente infuocato. Quindi qualcosa mi è arrivato all'orecchio, non ho ben capito di cosa si tratta, ma eh, spero tu abbia risolto. Ma soprattutto che i consigli dati ti siano stati di aiuto. Filippo Massetti. Ciao Davide, tutto bene? Grande, tutto bene anche noi. Gianluca Matichecchia, tutto bene, grazie a te. Ciao Gianluca, Stefano De Grandis, stiamo bene, voi, noi tutto bene, a parte un po' di stress, eh, lavoro e cose varie, per il resto tutto bene. Colgo l'occasione eh, per chiedere un pochino scusa a tutte le persone che a volte ci mandano email eh, piuttosto complesse, eh, soprattutto in questo periodo preventivi facciamo un po' fatica ci mettiamo molto tempo quando riusciamo altrimenti piuttosto eh, dobbiamo demandare non riusciamo non riusciamo sempre a essere eh, veloci preventivi ragazzi ci vanno molto tempo eh, ce ne arrivano un'immensità per darvi un'idea a volte ci metto mezza giornata per fare due preventivi quindi viene da sé che eh, si fa una questione piuttosto lunga Giuseppe Manuele, ciao Davide, grande, grande anche tu Giuseppe per seguirci, Filippo Loreto presenza, buonasera Davide, noi bene, cambio acqua al marino e troppica mania, grande Filippo, Alessandro Ferreri, ciao, seguo sempre, ho un dubbio, posso mettere quattro discus in, 130, in un 130 non è proprio così Alessandro, ma comunque siamo leggermente fuori tema. Al termine della live, se avremo tempo, prova a ripostare la domanda e eh, se, se riusciamo ti rispondo. Daniele B., buonasera Davide e buona cuore a tutti. Buona cuore a tutti ragazzi. Ciao Daniele. Michele Mauceri, ciao Davide, ciao anche a te. Michele Sansolini, buonasera Davide. Come sempre sono presente da Taranto, grande Taranto. Spettacolare, qualche ricordo da bambino, soprattutto verso sud, quasi ai confini con Lecce, dalle parti del Salento, Punta Prosciutto, Manduria, Maruggio, Avetrana, tutti quei paesi. Tanti ricordi da, da piccolo. Quindi un saluto grande a Taranto, che come tutte le città sul mare, vado pazzo: tutte le città sul mare. Matteo Cuzzo Crea un saluto da Mantova, grande Matteo, grande Mantova. Sono stato anche a Mantova. Non voglio essere quello che è stato ovunque, però comunque l'Italia non è. Non sono negli Stati Uniti quindi è più facile essere stati un pochino ovunque o quasi. Eh, sono stato su Zara, nella fattispecie a fare un lavoro un po' particolare, molto molto bello. Francesco Massaci, ciao, cosa pensi della? Lemna Maior, grazie. Ciao Francesco, eh, sei un po' fuori tema. Come ho risposto a un altro tema, un altro Dislessia. a un altro utente? Eh, prova a postarla più tardi se riusciamo. Perché è fuori tema, eh, ti rispondo. Natural Reef, ciao Top, grande, ciao Natural Reef, Fabio Tonsi. Ma quale preventivo? Caccia la grana e metti in pista una vasca olandese. Esatto, esatto Fabio, non chiedete preventivi. Caccia la grana e fateci fare gli acquari. Arrivato ora Catania, aspetto scarico. Non so cosa intendi, Natural riff, forse eh, operi e lavori negli ambienti. Di carico e scarico merci, qualcosa del genere, Marco Fiorina. E la ciao, boss. Scusa, ti ho saltato. Sì, eh, e mi è arrivato adesso il messaggio. Lo vedo però che risponde in ritardo. Ciao, Marco, non ti dico più niente perché so che hai fatto l'acquario, quindi ho smesso. Il mio obiettivo era quello: farti rifare l'acquario. Allora bene, ragazzi, possiamo partire. Dopo qualche saluto. Abbiamo già elencato qual è, eh, quale deve essere il primo punto eh, secondo le ricerche, e le esperienze, più che ricerche, eh, Tropical Mania, quindi tutte le richieste che riceviamo, facciamo diciamo, una cernita, abbiamo scelto le 10 più possibili, probabili eh, scelte errate da effettuare in acquario. Secondo, il primo l'abbiamo già visto. Abbiamo 10 punti, ragazzi. Eh, spero entro domani mattina di riuscire a elencarli tutti. Secondo punto, pensare di fare l'acquario per sentito dire. Bene. No, ma ascolta, non andare lì. Io purtroppo è sempre. Eh non vorrei essere ripetitivo, è sempre molto, molto, estremamente legato al budget. No, ma via, vai qui, vai da quello, costa meno, vai qui, così, prendilo usato, fai, sì, giusto, tutto giusto, va bene. Ma hai mai pensato quando qualcuno ti dà un consiglio del genere, a, poi chi mi guarda, poi chi mi sta dietro, come faccio dopo a... ma l'acqua come si mette, eh, come si mette il fondo, come... cioè... Sono tutte cose da tenere a mente, anche perché poi lo spendere meno io non sono proprio in accordo. Eh, perché io vedo veramente su questa faccenda qui: vedo che molte persone pensano di spendere di meno, alla fine chiudono il cerchio e si ritrovano ad aver speso il doppio e aver concluso zero, fallimento totale. E questa è una mazzata tribale per quanto riguarda eh, il concetto, la cultura, soprattutto dell'acquariologia in Italia, ma in Occidente in genere. Cioè, eh, perché queste persone poi dicono: va bene l'acquario non funziona, è inutile che mi ci butto, tanto ne ho fatte di ogni e non funziona. Non è proprio così. Allora, primo punto del secondo punto: primo trattino affidarsi a mio cugino che è bravo. È un detto, è un, un detto no. Ma un, uh, un modo un modo di dire nostro, eh, soprattutto italiano, molto italiano. Non c'è nessuno da Lussemburgo, Sud America questa sera. Vi voglio più in eh? Tutti gli italiani all'estero vi voglio più in e anche chi non è italiano. E di conseguenza, eh, poi magari il tuo cugino sarà il più bravo acquariofilo del mondo e quindi alza le mani e hai ragione te. Però è un modo di dire, ma nella sua frase, eh, diciamo, eh, determina bene ciò che vogliamo esprimere. Quindi eh, non affidiamoci, se volete un consiglio, poi fate voi ovviamente. Non è perché sono un negoziante e devo per forza tirare l'acqua al mulino dei negozi, ma non è quello il discorso. Non affidiamoci, cioè, una scienza così bella, sofisticata, tutto quello che volete, che poi non è neanche così difficile se veramente si fa un percorso insieme, eh, non può essere delegata al fatto di dire: Bene, ma sì, mi guarda lui, mi guarda il mio amico, mio cugino, mio fratello, tutto bene, sì, ma sappi solo che questa persona deve essere veramente in gamba, altrimenti è, è difficile. Ripeto ragazzi, queste non sono critiche, cioè sono tutto ciò che noi vediamo nello spaccato di clientela, di richieste di aiuto, di consulenze, di una serie di altre cose e mettiamo appunto a disposizione di tutti. Comunque, affidarsi a, abbiamo mm, mm, affidarsi ai gruppi, eh, non me ne vogliono i gruppi, tutto bene, va benissimo, un centro dove un, centro, un ambiente dove relazionarsi con altri nostri simili forse è una delle cose più belle che possa esistere, eh, soprattutto a livello di esperienze, di emozioni e di una serie di altre cose. Ma purtroppo tutto questo è stato travisato dall'epoca in cui esistevano i forum, che erano ben altro. Cioè, se ti chiedo magari un parere, che esperienza hai avuto tu con quel tipo di corallo? Eh, che esperienza ho avuto io? Io ho provato così, tu hai provato così? Ok, sono esperienze fra hobbisti giustissimo, sono tutte informazioni che andiamo a immagazzinare, ma da lì a pensare e cercare di fare un acquario completamente con nozioni trovate nell'etere, eh, soprattutto sui gruppi, forum e una serie di altre cose, la vediamo veramente, veramente, ma veramente lunga, cioè purtroppo è un'altra cosa l'acquariologia, altrimenti avremmo perso il senso noi acquariofili. Eh, noi professionisti di essere che ci stiamo a fare qui, se tanto basta uno qualsiasi mh, a fare ciò che facciamo noi o comunque a cercare di dare delle dritte eh, di un certo tipo, di questo genere poi. Punto 3. Qui prendiamo qualche querela. Fidarsi del marketing. Ho voluto mettere il titolo del punto 3 um, così, un po' a, a sentore. Non è, forse non è il termine più corretto, ma la può dire abbastanza lunga, diciamo. Uh, cosa vuol dire fidarsi del marketing? Sappiamo tutti che uh, il gruppo di osmosi... No, compra questo perché eh, mi hanno detto che è una buona marca, sì, perché sponsorizza tanto e via dicendo. I prodotti no, ma io uso questi perché dicono che, dicono che, dicono che. Il dicono che, guardate, eh, significa semplicemente che questa azienda ha investito moltissimo nel marketing. Il marketing è effettivamente pubblicità. Significa. Investire delle somme eh, oltre nel facimento di alcuni prodotti tramite alcuni laboratori, eh, anche nel marketing, quindi nella pubblicità, quindi nel, in tutta in una catena di eh, marketing. Non è detto che questi prodotti siano i migliori al mondo o neanche gli ultimi, però seguire troppo i trend eh, mi sono accorto che ho visto tanti errori affidati a questo, a questo errore a questo errore di <coughs> affidarsi al marketing, al trend, quindi quella marca sì, quella marca no, quella, ma no, quella ma tu che marca tratti, cioè io lavoro con determinati marchi, e non li metto in discussione, nel senso, io metto me in discussione, ti sto consigliando questo prodotto, questo prodotto, questo prodotto, punto. Ci sono io di mezzo, non è tanto la marca in sé, perché poi la marca, sai, io posso usare questo prodotto di una marca, questo di un altro e questo di un altro. Riesco a mettere in correlazione tutto e farti funzionare benissimo una vasca. Però perché ho la mia esperienza eh, sul campo con eh, certi prodotti e eh, ho già fatto, perché non metterei mai a rischio un qualcosa del genere solo per una questione marketing. Altre marche eh, non, non commento, ma possiamo tranquillamente avere capito. Allora, punto 4, cambi dell'acqua fatti malissimo. Fatti malissimo che cosa significa? Significa cambi totale in un acquario eh, molto molto piantumato, ma comunque sia, anche se non fosse, con già la sua vita all'interno. Dove, magari, non necessitiamo di andare a scaricare un X tossine o X carico inorganico. Necessitiamo altro, necessitiamo più stabilità. Poi, viceversa. Abbiamo degli ambienti dove andiamo a sviluppare tantissime tossine, come ad esempio gli allevamenti. Quando andiamo a allevare degli animali di un certo tipo dove non abbiamo l'ausilio di. Fitodepurazione e quant'altro abbiamo un accumulo di tossine. Guardate bene, le tossine non sono parte di carico organico o di carico mm, che non si può neanche dire, ma comunque sia di sostanze inorganiche, quali ad esempio nitrati, fosfati, silicati, eccetera. Abbiamo delle tossine, dobbiamo andare a scaricare queste tossine, quindi di conseguenza dobbiamo cambiare molta acqua semplicemente per smaltire queste dannate tossine. Bene, questo avviene negli allevamenti, quindi <coughs> nelle nozioni di acquariologia se ne parla poco perché perché sono allevamenti sia amatoriali o bissici o di professione. Se ne parla comunque poco perché prende una piccola cerchia di acquariofili perché non tutti allevano. La maggior parte degli acquariofili sono gli acquariofili delle prime armi. Ed ecco perché viene fuori il discorso del perché fare dei video, eh, impostare tutto a una community per quanto riguarda nozioni base. Al di là del fatto che anche acquariofili esperti eh, magari si sono persi qualcosa, molto spesso capita, eh, magari eh, di base, di nozione base. Ma anche perché, comunque sia, la è formata da persone che iniziano. Sono più quelli che iniziano che quelli che arrivano ad essere esperti. Di conseguenza, questo è. Quindi, eh, cambi dell'acqua fatti malissimo. C'è cioè questo, poi ci sono altri cambi dell'acqua fatti veramente male. Eh, il 5% una volta al mese, il 10, il 15% senza sapere, chiudendo gli occhi, senza guardare test, senza sapere neanche che tipo di acquario stiamo facendo, semplicemente perché ce l'ha detto il dogma. Il dogma ci impone di fare un cambio dell'acqua eh, ogni x tempo di quantità y, cioè, proprio così. Non so se eravamo al punto 4 o 5, ma sì, punto 4, punto 5. Lavare la ghiaia fondo dell'acquario, cioè il fondo del vostro acquario. Eh, ovviamente questo non va interpretato come nuovo allestimento, anzi va interpretato come prassi. La prassi ci dice che eh, ogni x tempo andiamo a lavare il nostro fondo dell'acquario e questo non va assolutamente bene. Il fondo del nostro acquario è vivo, quindi guai a lavare in fondo del nostro acquario, guai a cambiare il fondo del nostro acquario senza prendere in visione la certezza del fatto che stiamo togliendo tutto quello che può essere eh, la nostra vita i batteri eccetera 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 Allora ragazzi una piccola pausa di un minuto neanche, arrivo subito aspettatemi Eccomi qui, scusate ma eh, siamo in ambientamento. Abbiamo un periodo di molti arrivi e di conseguenza ogni tanto devo buttare un occhio. Dunque siamo arrivati a lavare la ghiaia, fondo dell'acquario. Eh, appunto, come dicevo, come prassi non è un modus operandi corretto, semplicemente perché nel nostro fondo dell'acquario abbiamo tutta la vita del nostro acquario di conseguenza. Quindi. Non, non è una cosa buona assolutamente non lavate i fondi dei vostri acquari perché è qualcosa di eh, che suona come veramente una mazzata tribale per i nostri sistemi a circuito chiuso 6.6 manutenzione errata del filtraggio dei sistemi di filtraggio allora eh, ne sentiamo davvero di ogni fare manutenzione al sistema di filtraggio sta per diventare un qualcosa di spaziale. Ognuno ha la sua teoria. Chi dice che il sistema di filtraggio va lavato, sostituito, alcuni materiali, eccetera eccetera, quando cala il flusso, chi dice una volta l'anno, chi due, chi di ogni. Allora, eh, come dico sempre, bisogna tornare all'antitesi cioè, che cos'è un sistema di filtraggio? È un sistema che va a trattenere delle molecole, lo sporco molecolare in gergo detto, no? Quindi eh, la sporcizia, ciò che possiamo prendere e buttare. Prima di prenderla, cioè per prenderla, dobbiamo immagazzinarla all'interno di determinate spugne piuttosto che nastri, oggi giorno c'è di tutto di più, ed estrarla, quindi toglierla dal circuito affinché eh, non faccia scaturire un carico organico elevato, piuttosto che, anzi, forse per ultimo, ma comunque una carica di patogeni di un certo tipo, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, sui sistemi di filtraggio ne abbiamo viste veramente di ogni. Sostituzione completa di cannolicchi, è uscito un video breve su Tropical Mania sul, sul lavaggio del, del materiale di deposito per alcuni batteri, eh, piuttosto che lavaggio dei, dei cannolicchi, piuttosto che del substrato eccetera eccetera eccetera, substrato per batteri parliamo, questa è una delle operazioni più eh, tossiche più tossica che possiamo fare in un sistema vivo vivo si intende a livello biologico numero 7 non credere nei prodotti per acquario quante volte avete sentito dire ma no metti lì metti l'acqua e poi buh, non si sa come l'acquario così dopo tre mesi sei mesi un anno sei anni matura no uh, A volte eh, mi sembra di essere un po' fuori dal mondo io, ma eh, purtroppo è una delle, delle cose che sentiamo più spesso dire e di conseguenza non potevamo ometterla. Quindi non credere nei prodotti, per carità, eh, oltre ad essere anti a tropical mania e antiboccetta chimica, certo. Non, non posso usare un acido per abbassare il pH secondo nostra concezione è meglio utilizzare un acquadiosmosi piuttosto che capire un quadro d'insieme del nostro circuito per uh, andare dritti e mirati al uh, fatto alle, alle cose virgolettato che tendono a far alzare il pH. Quindi, molto, molto meglio. Abbiamo un'azione più duratura, un'azione meno invasiva, ma soprattutto non abbiamo uno sbalzo di pH abnorme. Eh, adesso, diretto del pH, ci sono veramente tanti, tanti, tanti altri eh, prodotti chimici. Tecnica inaguida inadeguata. Affidata a valori nominali. Bene, qui mi riallaccio al discorso di quando mi chiedete in privato, eh, quando state effettuando dei eh, degli acquisti da Tropical Mania, chiedete il sistema di filtraggio. Quando mi consigli questo o questo, di quelli che abbiamo, diciamo, in vendita? Mi vedete sempre rincarare un pochino la dose. Bene perché perché è più grosso il filtro e quindi spendi di più e io incasso di più. No. No, assolutamente. Noi ci teniamo sempre per noi la prima regola è la bella figura, tra virgolette, cioè voi nel tempo chi si affida a noi, quindi eh, coloro i quali si affidano a noi devono capire che qui uscirà fuori anche un altro video, cioè l'etica di un negozio di acquari. Non posso consigliarti una cosa che costa di più o meglio, posso farlo tranquillamente, tanto se poi ne hai beneficio, ne trai beneficio, mi farai un applauso. Ma non posso farlo se questa non è eh, ai fini migliorativi. Quindi che senso ha farti spendere di più per, o diversi modi, eh, se voglio eh, lasciare a te il libero arbitrio di spendere e investire di più, soprattutto nel tuo circuito chiuso. Non mi interessa farti spendere di più per un qualcosa a sé, tanto la passione muove il mondo. Quindi, eh, l'abbiamo capito tutti, sei tu che vuoi spendere, non io farti spendere, io devo solo indirizzare il tuo acquisto. Il tuo acquisto e i tuoi sforzi, gli impegni, devono essere caratterizzati da un qualcosa di logico, ma soprattutto di mirato per ciò che stai facendo. Quindi, eh, quando andiamo a guardare i valori nominali,. Allora, 100 litri di acquario, la pompa del sistema di filtraggio deve essere 300 perché? Perché boh, è diventato dogma. Ok. E ci starebbe anche perché non è proprio sbagliata come regola. Il problema è che chi gli va a spiegare a questa persona che dice eh, sostiene magari di eh, voler avere una pompa da 300 litri orari in un acquario da 100 litri. Chi di voi ne mastica un po' sa benissimo che è estremamente sottodimensionata. Vuoi perché, come detto al primo punto dell'ottavo punto, sono valori nominali. Nominale significa che io produco una pompa ed ho come valore nominale 1000. Questo valore nominale è un valore nominale, non è un valore effettivo. Quindi tu metti in funzione questa pompa e ti tira 600. 650 700 perché? Perché il 1000 era un valore nominale. Ve l'ho fatta breve, non ho voglia di soprattutto non voglio rubarvi tempo, eh, quindi non entrerò nel particolare a spiegarvi nello specifico. Però questo è il valore nominale. Poi abbiamo una riduzione dei diametri, sempre solo riguardante una pompa. Eh. Vi ho fatto un esempio della pompa, ma poi abbiamo mille mila eh, miliardi di esempi quali schiumatoi per acquari marini e di tutto di più eh, attivatori batterici eccetera eccetera allora questo è quindi cosa significa che eh, da una pompa adesso 1000 l'ho sparata un po lì per farvi capire ma se ti consiglio una 600 regolabile una pompa da 600 litri regolabile per una acquario da 100 litri non mi guardare male perché è probabilmente ciò che hai bisogno <ride> da una 600 litri a oltre 100 litri. Se ci pensi, anche il costo è quasi indifferente: non è per quello. È perché sono, primo, valore nominale. Una 600 litri potrebbe magari essere effettivamente una 450-500. Una 450-500 litri, eh, con un grado di prevalenza di un certo tipo potrebbe perdere a sua volta un sacco di portata in litri, una 450-500 litri tramite la riduzione del diametro del tubo del nostro sistema di eh, pescaggio, per non dire di eh, gittata, eh, può perderne altrettanti, quindi estremamente attenzione. Adesso ho fatto l'esempio della pompa, ripeto, sono tantissimi. Gli aspetti allora, ragazzi ho solo più due punti poi vengo a salutarvi tutti i nuovi entrati e a rispondere a qualche domanda 9 uno dei punti che mi piace di più in assoluto sistemi di filtraggio non idonei una parte di questo punto l'abbiamo già trattato eh, nello scorso quindi cosa cosa significa Guardare un sistema di filtraggio, guardare per a quali fino a. No, a me non mi interessa fino a. A me interessa eh, fino a quale carico organico devo arrivare a smaltire con quel sistema di filtraggio. Ed ecco la risposta più assoluta, quindi eh, sempre, eh, è sempre legato ai sistemi nominali. Quindi l'azienda. Qui spezzo un, una lancia a favore delle aziende. Nel dirvi che non può fare una media di tutti quanti i sistemi a circuito chiuso controllati, che abbiamo, può fare, diciamo, un, un suo perché. Quindi ti dice: questo sistema di filtraggio va bene fino a 250 litri di acquario. Bene! Fatto come, se in 250 litri di acquario. Io ci tengo 10 discus. Per I puristi eh, 5 oranda, anzi facciamo due oranda, magari però grossi così. E questo filtro non ce la fa semplicemente perché, primo, è il miglior filtro esistente al mondo. Secondo, misuro eh, l'ammoniaca e i nitriti e vedo un uh, innalzamento di questi valori. Quindi mi chiedo e dico, ma soprattutto mi domando, ma come questo è il miglior sistema di filtraggio? Lo danno per 250 litri di acquario. Eppure non è in grado di smaltirmi il carico organico di due pesci. Bene, qui, come dicevo prima, spezzo una lancia a favore delle aziende, non possono loro capire tu che acquario andrai a fare. Può semmai una persona, un professionista, una persona di fiducia, un qualsiasi che ti prende in gestione, sta capendo che cosa stai facendo nel tuo acquario e allora sì che potrà eh, consigliarti, guidarti, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco perché molto spesso vedete che ad una persona per un uh, 200 litri consigliamo un acquario che è consigliato dalla casa fino a 250 litri. Ad un'altra persona, un acquario da 200 litri, consigliamo un, acqua un filtro da 600 litri. La dite, ma come, a lui, a me? Sì, esatto proprio perché eh, un acquario è completamente diverso da un altro. Semplice. Questo era il punto 9. Il punto 10 non ve lo dico eh, semplicemente perché finisco di salutare, ma soprattutto dicevo semplicemente perché eh, me lo direte voi. Aenion89, buonasera boss, buonasera a te, filtro top, eh, con i nickname ragazzi non riesco a volte a riconoscervi, eh. però penso di intuire qualcosa, posso mettere 4 persici sole in 80 litri, Tosco, Romagnola, Ballisti, Ballistic è il nome di uno dei murinelli più in voga di qualche tempo fa della Daiwa eh, Pesca, parliamo Ballistic. Sei un pescatore? Fa sapere. 4 persici sole in 180 litri. In mm, Teoria sì. Bisogna poi vedere come vai a creare l'acquario, quindi sistemi di filtraggio, eh, protocolli, batteri eccetera 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 Fabio Tomasi l'acquarologia è soprattutto studio come darti torto sottoscrivo Raffaele Desposito ciao mi consigli un acquario 60 litri avevo pensato eh, Raffaele Desposito no quella marca non te la consiglio neanche morto Vai su qualcosa più di serio, soprattutto vai su persone più affidabili che non trattino eh, certi prodotti. E altra cosa, perdonami, ma eh, su questo canale non parliamo di marchi, eh, quindi non posso dirti e parlare di quel marchio. Tarocco Siffredi, ciao Davide, domenica ho trovato una perdita nella siliconatura e ho svuotato. La vasca in attesa di riallestirlo posso mettere le piante in dei vasetti e poi in vasca insieme ai pesci Pss, nì, non so cosa intendi penso di sì eh, cioè non so come vuoi fare non so cosa, cosa intendi per vasetti soprattutto ma in teoria assolutamente sì eh, l'unica cosa vada bene Così freddi e tutti quanti quello che, quelli che se lo saranno per chiedere. Gli acquari non sono siliconati. Eh? Gli acquari sono incollati. Lo so che sembra eh, essere un puntiglioso, ma non è così. Ciò che utilizziamo per gli acquari è colla, non silicona. Sono due cose completamente diverse. In più. Occhio, quando fate queste manovre di riparazione, cose varie, pericolose. Occhio, fai solo attenzione. Filippo Fini, grande Davide, grande Maria, grande Filippo, grazie. Leo, interista, ciao Davide, io ho una vasca da 240 litri con filtro interno, vorrei passare ad un filtro esterno, è possibile passare da. Un filtro ad un altro senza creare danno grazie mille un saluto assolutamente sì leo inserisci installi il nuovo sistema di filtraggio aspetti un bel po di tempo intanto batteri come se piovesse e dopodiché avrai il tuo filtro che è mm, attivo Leo Interista, con consulenza Acquario Mania, al di là del prendere il filtro, mi potresti spiegare come procedere? Sì, Leo Interista, però nonostante sia un tema a noi molto caro, eh, andiamo un po' fuori tema: nel senso che mandaci un'email, Leo Interista, non so se ce l'hai già mandata, eh, ti inviamo normalmente con come prima email di risposta il video che feci qualche tempo fa dove andavo a spiegare grosso modo come funzionava la consulenza acquario Tropical Mania dopodiché eh, se ne hai bisogno, se sei interessato dopo aver visto il video eh, ci sentiamo e ti spiego anche i costi e altre info Francesco Massaci ciao buonasera, scusa il disturbo quale pianta galleggiante consiglieresti per un 60 litri con guppi Cosa ne pensi della Lemna Maior e Spirodella Polizia? Ma eh, tendenzialmente un acquario da 60 litri con guppi, no, non disturbi comunque, non ti preoccupare, siamo qua a posto. Eh, un 60 litri con guppi hai uno spettro davanti di piante galleggianti immenso, quindi fai un po' cosa vuoi, cioè quelle che ti piacciono non andare su piante magari difficili anche se sono poche però ne hai hai davvero una bassa scelta e non 89 sempre il ragazzo di reni eh, perdonami eh, io con i nickname faccio veramente fatica un conto fosse il nome del cliente il nome del nickname ma siccome il nome del nickname ovviamente è sempre diverso dal nome del cliente e comunque sia fosse anche il nome del cliente il nome del nickname farei comunque fatica ad associare però adesso ho capito sì dovresti avere una macchina volkswagen non svelo il modello per privacy se non sbaglio sei tu Fabio Tomasi Osmasi Osmosi o demineralizzata demineralizzata per ferri da stiro allora no per ferri da stiro va benissimo la demineralizzata fabio tomasi per acquari molto meglio l'osmosi gerardo caivano ciao davide domanda stupida ma immergere le mani nel nostro acquario per diverse esigenze può essere considerato, considerato un errore? No, no, basta lavarsi bene le mani, soprattutto lavarsene dal, da tutti quei orridi antivita igienizzanti, non per noi, ma per i nostri amici animali che abbiamo cosparsi eh, appunto. Quotidianamente tante tante volte al giorno, ecco, questi igienizzanti sono estremamente tossici. Non ho messo al punto 10, 11, 12, ma è una questione che sta per diventare rilevante, rilevante sia a, a livello di cute, perché eh, nostra esco un attimo dalla live di questa sera, ma eh, ti dico quando entro in un qualsiasi locale dove mi eh, non mi consigliano, mi stanno obbligando perché altrimenti non mi fanno entrare. All'igienizzante per mani, a me salta il Cristo. Sai perché? Perché che ne sai che non ho fatto altre 100 commissioni, dato che io ho un giorno ogni due settimane per fare commissioni e non mi sono già igienizzato le mani altre 99 volte? Mi stai bruciando la pelle. Ci sono persone che hanno problemi alla pelle, per questi cosi qua. Quindi vogliamo noi che in un circuito chiuso quale può essere un ambiente acquatico come laghetto, coi pond, acquario marino, dolce, tropicale, acqua fredda, non importa. Queste sostanze che vengono addirittura inalate e messe nel metabolismo dei nostri animali acquatici non siano estremamente tossiche? Assolutamente sì, sono appunto delle sostanze tossiche per andare a inibire, per non dire eh, uccidere delle cariche patogene di eh, in teoria batteri, virus eh, a volte parassiti, quindi estremamente tossiche, quindi fate attenzione. Comunque, sapone per le mani, sciacquare abbondantemente le mani fino qua, fin dove andiamo dentro il sistema acquatico per poi appunto procedere. Che Succede se metto un filtro non matura in un acquario maturo? Nulla che è piano piano matura Gerardo Caivano. Ciao, cioè la... ah, scusami, ti ho appena risposto. Michela, buonasera. Ciao Davide, buonasera. Purtroppo mi sono collegato solo ora. Ti riguardo domani in diretta. Buon acquario a tutti. No, ma sei pure con noi? Non è, non è un problema, Michela. Ciao anche a te comunque alessandro moncada ti stai montando la testa manca il nostro meccanico ma non per qualcosa è eh, solo guarda un po che non va bene procedo subito grazie mille davide gentilissimo francesco massaci grazie mille grazie a te Enion 89, ho preso il, filtro, il kit filtro sabato, sì, se mi parli di giorni, poi li associo meno che le persone. Tranquillo. Ho capito, yes, esatto, ho capito chi sei. Tranquillo, Fiorenzo. In Fausto, ciao, ho messo in ceratofinium demerse, lasciandolo libero in acquario, devo usare fertilizzante. Dipende dall'acquario, dall'assorbimento, da una serie di cose, ma comunque tendenzialmente devo risponderti di sì, certo. Erfalco, buonasera Davide, mi sono collegato da poco. Lasci il video per poterlo rivederlo con calma? Assolutamente sì, ragazzi. Tutte le live che vedrete su questo canale eh, in streaming, quindi in diretta, eh, rimarranno comunque registrate. Che piante potrei mettere in un acquario con Ciclasoma Nigrofasciatum che scavano come talpe? Grazie. Mi scapperebbe una battuta e ti risponderei quelle finte. No, scherzo. Eh, vai un po' a tentativi. Prova con le galleggianti, ma tanto se ne mangiano, quindi eh, vai a tentativi, prova. Non investire troppo su una determinata specie, ma investi molto sulla uh, varietà di specie che... Tende a sostentare assolutamente. Via Firenze, buonasera caro. Decimo errore non adottare una giusta dieta per gli animali. C'è chi butta una tonnellata di mangime senza sapere cosa mette dentro. La dieta è la base di una ottima gestione per tanti fattori. Sì, assolutamente sì. Non so se possa essere posizionato al decimo punto per quella che è l'importanza dei precedenti nove, eh, ma assolutamente è molto importante ciò che hai detto via Firenze perché eh, al di là delle capacità organolettiche, ma parlando solo e soltanto e puramente del carico organico che andiamo a inserire in un circuito che è chiuso, quindi da lì non scappa, è estremamente importante ciò che hai detto. Quindi attenzione alla quantità del carico organico che andiamo ad alimentare tramite scusate gioco di parole l'alimentazione battrice ezio toscano ciao davide volevo un info per caso hai la naia guadalupensis allora guarda purtroppo per fortuna negli ultimi tempi cioè circa due anni da tropical mania io mi sono delegato una parte di tropical mania quindi consulenze video e una serie di altre cose dall'altra parte ci sono altre persone che si occupano di arrivi eccetera 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 quando vedete i tour i nuovi arrivi eh, o gli arrivi o quello che sia per Tropica mania mi vedete un po' impacciato a volte davanti alla telecamera sbaglio i nomi eh, perché io non ho fatto un giro prima per il negozio io giro insieme a voi con la telecamera, guardo che cosa sto inquadrando e cerco di spiegarvi, ma sperando di indovinare che cosa sto guardando. Perché dico indovinare? Perché a volte se guardo telecamera, guardo quello, guardo di non battere lì, guardo l'inquadratura, il focus e una serie di altre cose, eh, posso omettere la specie o, come sempre, fare un errore di, eh, di pronuncia, ma soprattutto di, di specie. Nome di specie. Comunque, se ti interessa, eh, te lo faccio sapere, Beatrice. Alberto Strazzeri. Ciao, che plafoniera LED mi consigli per un 40-40 olandese? Scrivici in privato su eh, richieste commerciali di questo genere. Non, diamo, non parliamo di marchi su, sul canale. Leo interista, allora prendo quello esterno perché in 240 litri il mio filtro interno non regge più il carico della mia coppia di Paracromis Managensis. Parli arabo per me, cioè non ho visionato il tuo caso quindi potrebbe essere però. Nicola Atrante buonasera, scusate il ritardo. Buonasera anche a te, figurati. Acquariofili 1.0, si può inserire l'argilla in acquario? Mm, non so risponderti, nel senso non so quale danni può provocare un'argilla eh, di altra destinazione, che cioè che non sia destinata agli acquari. Posso dirti che se creano, Lune Marche che siano però affidabili eh, delle argille per acquario, probabilmente sì. Filippo Massetti, un errore che vedo spessissimo neo, nei neofiti è accendere e spegnere le luci dell'acquario in modo scallegato e casuale durante il giorno. Uh, sì, ci sta. Un altro bell'errore, tenete presente che per essere un pochino più, più precisi, ma di poco, non di tanto, di poco al 10 errori da non fare in acquario avremmo dovuto mettere uno zero. 100 errori da non fare in acquario, ma tanto ce, ce ne sono una marea. Eh, la questione illuminazione in acquario è una delle questioni che abbiamo più a cuore perché si tratta di una di quelle manopole che andiamo a utilizzare come setting. Per la qualità dell'acqua, la chimica, la, eh, la biologia dell'acquario, ma anche per una questione di stress degli animali. Quindi, assolutamente sì. Massi Pelle, buonasera. Che pensi no, che pesci mi consiglieresti da mettere in 100 litri? Che stiano a metà della colonna d'acqua? e che siano belli colorati ed energici È troppo tag troppo tag massi pelle colorati e energici che non siano galapicetti cioè, quindi siano mezza mezz acquario cardinali Fatto che il 200 litri sia piuttosto lungo e non cubico, eh? altrimenti lascia perdere. Beatrice Ezio Toscano, ok? Grazie mille. Lorenzo Fornasieri, buonasera Davide, cosa ne pensi degli acidificatori naturali come le foglie di catappa o le pigne d'ontano? Dopo il loro inserimento nella mia vasca ho riscontrato molti benefici per i miei pesci. Allora, per essere critico fino in fondo, quale io sono, ti posso chiedere quali benefici hai riscontrato, ma soprattutto quale eh, differenza di chimica hai riscontrato nel tuo acquario. Primo. Secondo, perché o parliamo di lati oggettivi o parliamo di, sentito dire, suggestioni che fanno più di quanto pensiate. Uh, secondo, mh, no, gli acidi umici. Uh, con tanto di correlazione di tanti altri acidi, tendenzialmente potrebbero non fare male. Bisogna vedere quale tipo di acquario abbiamo in essere, eh, soprattutto quale chimica abbiamo a disposizione, quale acqua andiamo a trattare. Con degli acidi eh, naturali, perché se andiamo a trattare un'acqua estremamente dura, quell'acido naturale ci fa una. Eh, palliativo ovviamente bisogna andare a lavorare sulla chimica quindi come dicevo prima piuttosto che utilizzare degli acidificanti preferisco utilizzare eh, dell'acqua di osmosi remineralizzata eh, e una serie di altri fattori come questi quindi attenzione a questo poi ripeto dipende sempre tantissimo dalla tua esperienza ma soprattutto che cosa vai a fare allora, ragazzi, siamo mai arrivati a quasi un'ora di diretta, quindi eh, stiamo per salutarci. Eh. Rispondo ancora una domanda, eh, poi devo lasciarvi anche per degli impegni che ho contratto, Francesco Spotter. ogni Quando si fa andare in fondo ogni volta che cambi l'acqua, bravo! L'ho imparata, sono un grande. No, scherzo, eh, a volte ci sono delle domande che tendono a spiazzarmi, però questa sarebbe sempre da rispondere così, perché appunto eh, bisogna sempre vedere che tipo di acquario hai, perché se davvero se tu hai un acquario olandese o un acquascape di un certo tipo, in fondo tu non lo devi sifonare, si adotta una tecnica... Completamente contrapposta a questa Però, se hai un acquario di comunità, non hai un fondo di un certo tipo, hai una gestione di un altro tipo e una serie di altri fattori, allora ci sta che andiamo a sifonare il fondo. Mediamente, mediamente sì, comunque sì. Eh, tieni presente quello che ti ho detto. Quindi tutte le volte che cambi l'acqua, Stefano Subazzoli, ho oh, problemi di cianobatteri in acquario marino anche se i valori di inquinanti sono bassi, quindi nitrati ni, sono bassi, nitrati 1, fosfati 0,05, cosa devo controllare? Non è proprio così, Stefano Subazzoli, eh, non è una questione, potresti avere nitrati a 0 e fosfati a 0,01 e avere gli stessi identici problemi, quindi è un pochino più complesso se vuoi per caso approfondire, scrivici tramite email. Assolutamente, guarda il video, eh, consulenza acquario Tropical Mania, eh, e possiamo vedere nella fattispecie. Quindi, tutta la tua gestione. Bene, ragazzi, veniamo pure ai saluti. Ho ancora qualche domanda da rispondere, ma purtroppo, ragazzi. Eh, sono circa le 21.40, quindi il tempo è catartico. Io devo veramente andare. Ciao Davide, care dine in, in un acquario con piante semplici come Sessiflora. Ma che la Sessiflora sia semplice ho qualche dubbio, però. Ok? Chi hanno comunque bisogno di fertilizzante possono starci. Certo, come no? Assolutamente sì, fra gliotti. Stabilizzare, stabilizzatore del pH, molti benefici, molti ripari per i pesci di eh, fondo, colore dell'acqua più naturale, mm, sì, più naturale da vedere e rilassante per i pesci. Io ho un biotopo fiume africano con... Penacogrammus e Pelvic Cronis. Ni, 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 Lorenzo, ni. Viva Firenze, allora, prossima. E notte a tutti, sempre top, Davide. Grazie, viva Firenze. Eh, ragazzi, eh, vi saluto, vi do appuntamento a tutti quanti martedì sera, ore 20 e 30 per... Eh, nostre live tematiche Tropical Mania, un sacco di novità in arrivo, soprattutto legata alla vostra descrizione eh, una marea di starter kit. Eh, ci tengo eh, a questo, siccome l'avete chiesto in moltissimi, quali starter kit sono ancora in essere? Allora, gli starter kit ancora disponibili sono solo e soltanto per poco ancora. Eh, starter kit filtro esterno tropical mania e ultimate kit co2 tropical mania eh, test starter kit test tropical mania non è al momento in essere anche se facciamo una combo una cosa un po particolare ma comunque sia un qualcosa per farvi rientrare in una sorta di starter kit ma senza valigetta eh, niente, come avete visto i video tendenzialmente stanno uscendo normalmente di domenica, perché normalmente è un video a settimana, più un altro mh, oltre alla live eh, che può essere il giovedì e il venerdì, quando c'è a volte, c'è praticamente è un tour tropical mania va bene ragazzi, allora ciao, viva Firenze, alla prossima notte a tutte, sempre top Davide, grazie grande è il Falco. Ciao, alla prossima, ciao anche a te. Leo Interista. Ciao Davide, Filippo Fini. Ciao Davide, un saluto e un saluto a Maria. Ciao Filippo, grande Filippo Loreto presenza. Grazie a Davide, sempre più interessanti le tue live. Buonasera. Ciao grande Filippo. Francesco Spotter. Ti ringrazio sempre molto, gentile. Grazie Francesco. Ciao e buona serata anche a te. Francesco Massaci. Ciao, acquariofili 1.0. Ciao. Ciao a tutti, ragazzi. Davvero da Tropica Mania. E buon acquario a tutti.